Stadio Meazza, Inter-Empoli. Martuscello deve rinunciare a tre difensori, Belucci squalificato, Costa e Pasquale infortunati, titolari Veseli, Ciosic e Di Marco, Maccaroni per indisponibile, Cedrizze, Icardi e Perisic squalificati, Banega e Brozovic indisponibili, dal primo minuto Palacio, Eder e João Mario, Pioli sceglie di nuovo la difesa a tre, prima volta in questo campionato senza Icardi, pagnolata di protesta per l'arbitraggio di Juventus-Inter, direttore di gara Celi. Pucciarelli propone il traversone, Miranda dentro l'area, chiede il rigore Pucciarelli, non sembra aumentare il volume di opposizione con il braccio destro Miranda, poi punizione, stacco di Palacio, Skorupski, colpo di reni strepitoso per la deviazione in corner. Candreva ha il tempo di proporre il traversone, deviazione di Di Marco, poi Palacio, Beffa, Ciosic e confeziona l'assist per il grande ex della partita, Eder a segno, esulta Pioli, l'Inter passa in vantaggio, sesto gol stagionale per Eder, il quarto in campionato, scavalcato dal colpo di testa geniale in assistenza di Palacio, tutto facile per Eder che mette dentro di petto. Eder a cercare Candreva che prova il destro di volo, spunto di El Kadouri che va via due avversari, destro a giro, risponde Samir Handanovic. La gara è avvincente. D'Ambrosio sta per controllare Eder, c'è la spinta di Diusé, sembra netto il rigore ma Celi di avviso diverso, inutili le proteste interiste, incredulo Eder, Diusé con la mano destra spinge Eder, l'arbitro non ha ravvisato gli estremi per il penalty, trova un varco D'Ambrosio, velo di Palacio, Gagliardini quasi a botta sicura con il piatto destro, ancora strepitoso Skorupski, poi intervento di Condobbi, era diffidato, viene ammonito e scatterà squalifica per lui, niente Bologna-Inter. Dall'inizio della ripresa Ansaldi al posto di D'Ambrosio, spunto dello scatenato Eder, guarda Gagliardini che anziché provare con il sinistro cerca la deviazione vincente con l'esterno del destro, poi intesa Krunic e Pucciarelli, eccezionale la parata con la mano destra di Handanovic e poi Maccarone, solo la forza nel sinistro, rivediamo l'intervento di Handanovic su Krunic, negato l'1-1 all'Empoli dalla grande parata di Handanovic e poi esterno destro magnifico di Eder per Candreva che colpisce al volo, prova ad opporsi Skorupski ma serve a poco la sua deviazione, la palla finisce nel sacco e anche per Candreva sesto gol stagionale, quarto in campionato. Poi rischia molto Condobbi, ha già ammonito, intervento su Krunic, l'arbitro fischia la punizione, ma poteva anche starci il secondo giallo, dunque l'espulsione per Condobbi. Poi palla gol per Maccarone che però non riesce a fare il sombrero su Handanovic, un'occasionissima non sfruttata dal capitano dell'Empoli, Empoli che non si arrende, El Kadouri va a cercare Croce che prova il sinistro al volo, risponde ancora una volta in maniera efficace per l'Inter Handanovic e poi il subentrato Pinamonti per João Mario, Gabriel Barbosa altro subentrato e Gabigol non riesce a inquadrare il bersaglio con il sinistro, Ansaldi propone il cross, lo stacco di Gagliardini, il riflesso ancora di Skorupski, più volte ha cercato la via del gol Gagliardini che poi spizza sul corner di Candreva, spunta Miranda e ancora Skorupski si ritrova la palla tra le mani, è un finale tambureggiante per l'Inter, prova anche la grande promessa Pinamonti e il match si conclude sul 2-0, ottava vittoria consecutiva dell'Inter nelle gare interne di campionato, mancavano gli autori di ben 25 gol interisti in questa Serie A ma la squadra di Pioli ha rialzato la testa dopo l'eliminazione in Coppa Italia ad opera della Lazio e la sconfitta a Torino con la Juventus, per l'Empoli 11 gol subiti nelle ultime 6 trasferte, la svolta negativa per l'Empoli è stata non aver concretizzato due occasioni in pochi secondi sull'1-0, poi è stato netto il calo nel finale della squadra di Martuscello. Si può chiudere qui il montaggio firmato da Mauro Giovagnoli e siamo adesso alle pagelle, migliore in campo a nostro avviso Eder, peggiore Maccarone e per ora avrei concluso dal Meazza, linea che torna a Sassaro.